Alberto Marolda, Opinione TV. Siamo a Maccarese, vicino Fiumicino, no? Sì, Con esatto. il signor Antonio Mazzoni, che è il direttore dello stabilimento di compost dell'AMA. Signor Mazzoni, in questo momento lei non le vede perché, ma le vedrà a servizio montato. Noi stiamo passando le immagini che abbiamo ripreso stamattina a Napoli, un'apocalisse di immondizia assolutamente indifferenziata, gettata a Giugliano in Campania vicino a una scuola e che tra l'altro stanotte è stata anche oggetto di un incendio doloso per cui è bruciato, lei mi dovrebbe insegnare se sviluppa diossine e quant'altro, si rifiuta da una parte il termovalorizzatore, dall'altra parte poi si appicca l'incendio, quindi Esattamente. forse sarebbe meglio usare il termovalorizzatore così. Una combustione controllata è meglio di una incontrollata così, insomma, perché poi in definitiva la gente tende comunque per risolvere questi problemi a dare fuoco alle immondizie proprio per eliminare i cattivi odori, i topi, i parassiti e quant'altro si possono sviluppare nell'ambito di queste raccolte incontrollate. Sì, le garantisco che abbiamo anche ripreso dei topi che si muovevano, Ma immagino, bei immagino, topolumi, bei topolumi. insomma, per l'organico chiaramente ne vanno a nozze, insomma. Anche perché lei ha detto bene, c'è organico e c'era indifferenziato, nel senso che la raccolta dell'immondizia, la non raccolta dell'immondizia purtroppo campana, napoletana, del giulianese, in questo momento della provincia nord di Napoli, fa sì che ci sia rifiuto organico mischiato al divano piuttosto che al materasso o Esatto, a quant'altro. beh, una combustione incontrollata può generare, diciamo, delle emissioni di sostanze tossiche perché la combustione magari non avviene a temperature così elevate da rendere non pericolose queste emissioni, insomma. Adesso abbandoniamo un attimo i termovalorizzatori che poi affronterò in un altro servizio e veniamo a voi. Ci sono le immagini che partiranno, abbiamo ripreso, abbiamo passeggiato con lei all'interno dell'impianto. Questo è un impianto, è l'impianto dell'AMA, è il nostro secondo servizio, il primo intervistammo il vostro amministratore Panzironi, e questo è un impianto di compost. Ora, vogliamo spiegare al pubblico, perché uno sente questa parola e dice ma è una parolaccia, no, invece in realtà è un modo interessante per raccogliere e per dare una filiera di raccolta e quindi di sbocco successivo alla parte organica del rifiuto. Esattamente, cioè la raccolta differenziata che viene svolta a Roma, la raccolta dell'organico, essenzialmente scarti della ristorazione, frutta, verdura e cassettame di legno dei mercati rionali, vengono convogliati qui all'impianto di Maccarese, dove subiscono un trattamento aerobico spinto e in questo trattamento aerobico spinto praticamente la parte organica del materiale viene trasformata in compost. In compost che è un ammendante naturale che sparso nei terreni li arricchisce e evita, diciamo, l'impoverimento dovuto a colture massive. Aspetti, allora, ammendante, perché uno dice il compost, chi è un po' più evoluto fra la gente dice il compost è un concime, no, non è un ammendante, che No, è un differenza c'è? ammendante, cioè un concime, sono in massima parte sali inorganici che vengono prontamente utilizzati dalle piante, ma poi successivamente possono venire dilavate dall'acqua, dalla pioggia, Quindi vado ad dall'irrigazione annaffiare se le porta e via. se le porta via. Il compost è un materiale organico che viene utilizzato da microrganismi presenti nel suolo e cede molto più lentamente i sali minerali che si formano per azione di questi microrganismi, per cui ha un effetto molto più a lungo nel tempo. Tra l'altro crea all'interno del terreno un humus per cui si muovono Esattamente, batteri, cioè si si muovono. mantiene meglio, viene conservata meglio l'acqua all'interno del terreno, occorrono minori irrorazioni di acqua, eccetera. Cioè viene mantenuta una struttura, una tessitura del suolo migliore per lo sviluppo delle piante, sia quelle ornamentali sia quelle per uso alimentare, insomma. Perfetto. Allora veniamo a quello che noi siamo venuti a fare qua, perché l'abbiamo disturbata nel mentre, avrete sentito dei rumori, il lavoro va avanti all'interno di questo stabilimento, che è appena sopra l'aeroporto di Fiumicino praticamente, Sì, abbiamo visto siamo passare sopra. E ieri, siamo in piena campagna. questa sala è la sala controllo dell'impianto, insomma, dove si può vedere tutto l'impianto, si controllano i carichi in ingresso, Sì, eccetera. non si preoccupi, noi parliamo, vanno le immagini dell'impianto. Ma allora, che cosa succede? Arriva a Roma, si raccoglie, qui parliamo di Roma e. Alcuni comuni soltanto della provincia di Roma sono piccole frazioni, la maggior parte è da raccolta differenziata del comune di Roma, in alcune
circoscrizioni in cui è iniziato anche sperimentato già da un paio di anni, 2-3 anni. Siamo a una raccolta di immondizia differenziata del 24% in città. Credo di sì, i dati indicano questo valore. L'ha detto il vostro amministratore, il 24%. Quindi a questo punto vi arrivano dei camion con dell'immondizia organica. Organica, noi praticamente... Viene sia dalla raccolta porta a porta che dai mercati. Che dai mercati, esatto. Dai mercati, in generale, i mercati rionali soprattutto. E il materiale, così come arriva, viene scaricato nell'aia di scarico dell'impianto, miscelato al legno che giunge in impianto anch'esso come rifiuto. È un legno che viene dalle potature delle piante ornamentali, eccetera, e viene preventivamente triturato. Questo diciamo, è fondamentale, questo apporto di materiale, perché serve per asciugare i liquidi in eccesso presenti chiaramente nell'umido, e in più crea una struttura soffice spugnosa nella quale l'aria diciamo, fornita dai presidi dell'impianto può circolare liberamente, perché il processo che noi svolgiamo è prettamente aerobico e comporta notevoli vantaggi. Per il neofita di questo. Aerobico significa che i microorganismi che distruggono che utilizzano la sostanza organica e creano, diciamo, delle sostanze più semplici sono prevalentemente aerobi. E questi, nel loro degradare, mangiare la sostanza organica, emettono chiaramente delle molecole odorose, degli odori, ma sono enormemente inferiori rispetto a quelli che sarebbero emessi in assenza d'aria, per esempio l'idrogeno solforato, l'odore di uova marce. La parte dell'odore del vostro stabilimento in realtà l'abbiamo vista prima, verrà vista nel mente del montaggio. Avete questo, abbiamo inquadrato e commentato con lei questa parte, diciamo, il biofiltro, di filtraggio, per cui effettivamente noi eravamo senza maschera, eravamo, esatto, senza niente, non... ci vedete, siamo qui all'interno dello stabilimento senza alcun problema. Non è però tutta così bella la favoletta, nel senso che a lei le arrivano anche rifiuti con plastica infilati in plastica, infilate bottiglie di plastica, bottiglie, sacchetti di plastica, eccetera. Qualcuno, abbiamo sentito prima del vetro rompersi, quindi esatto. Non c'è solo l'organico. No, qualcuno sbaglia a fare la raccolta differenziata, per cui qualche contenitore in vetro che ha contenuto materiale organico, per esempio i barattoli di Nutella o una bottiglia di passata di pomodoro, può essere erroneamente inserito nei sacchetti di plastica. A questo punto che succede? Voi avete un organico, tra virgolette, sporco, va pulito? È un quantitativo, diciamo, estremamente ridotto. Comunque sia, diciamo, dopo la fase di miscelazione con il legno, il materiale viene fatto passare attraverso un vaglio di selezione primaria, un vaglio costituito da un grosso cilindro metallico lungo 7 metri, diametro... Viene macinato. Noi l'abbiamo inquadrato, sì, l'abbiamo... le immagini vanno. Viene messo dentro questo grosso macinatore. Esatto, tritura e apre i sacchetti di plastica e poi tutto. Però rimangono ancora, sono ben. Sì, sì, rimangono ancora, quello li lacera soltanto. Vengono caricati mediante una linea di nastri trasportatori in questo vaglio, che è un cilindro in ferro con dei fori a maglia quadra di 90 mm di lato, quindi 9 cm per 9. Stiamo parlando di un quadrato di questo. Esatto, esatto. Quindi, cominciamo, sì, a buttare fuori la parte grossa, quella che non si è. Esatto, la parte il organica. Di metallo. No, ecco, attraverso il foro passa la parte più fine, la parte organica. Tutto il resto, la parte grossa, scorre all'interno di questo rullo, viene scaricata all'esterno e caricata in un altro cassone che verrà utilizzato in un altro impianto di produzione dell'AMA, che per la produzione del CDR, cioè la maggior parte della plastica, della bottiglia di plastica, viene riutilizzato su un altro impianto per la produzione di balle e di combustibili che poi vengono bruciati in termovalorizzatori. Andremo magari a vedere anche questo. Esatto. A questo punto lei ha del materiale che se ne va in una grossa vasca. Va in una grossa vasca in cui attualmente ci sono circa 3.000 tonnellate di materiale, fra sostanza organica e legno. Questo materiale viene rimestolato quotidianamente da un carroponte dotato di cocle e spostato diciamo, in maniera tale da poter generare ogni volta, ogni giorno, la possibilità di un carico nuovo nella zona di carico. Il materiale resta in questa vasca circa 30 giorni. E è come se fosse una lunga piscina, esatto, e pian piano il materiale viene spostato verso la fine.
e in questa piscina viene la... L'unica parte che non abbiamo potuto filmare perché era troppo scura, però l'abbiamo certo. vista, quindi c'è, te lo garantiamo. E diciamo avviene la digestione aerobica. Come fosse un grosso stomaco in realtà. Esattamente, un grosso stomaco, e questa digestione aerobica avviene in maniera molto, molto rapida, molto violenta, e genera temperature molto elevate, intorno ai 60-70 gradi, per un periodo di tempo anche di 15 giorni. E questo fattore... Quindi voi siete costretti a bagnare? Sì, sì, lo dobbiamo bagnare proprio per raffreddarlo e mantenere anche un grado di umidità prossimo al 40-50% per ottimizzare il lavoro dei microorganismi che lavorano all'interno. Se andasse troppo esattamente. E questa temperatura svolge la funzione importantissima di pastorizzare il rifiuto, cioè non lo sterilizza, cioè non uccide tutto quanto, ma uccide soltanto i microrganismi patogeni eventualmente presenti. Quelli che potrebbero essere pericolosi per l'essere umano. E oltretutto, visto che sta per un tempo così lungo a temperature così elevate, vengono inattivati anche i semi delle piante presenti, perché chiaramente ci sono scarti di frutta, di verdura. A quelle temperature lì per così tanto tempo, poi i semi non germinano più. Perfetto, quindi questo compost non porterà, se utilizzato in culture, non porterà semi assolutamente esterni, no, non porterà assolutamente biologico. No. Siamo entrati nello stomaco di questa Ghost Machine, allora, siamo all'uscita, no, a questo sì, punto. Sì, diciamo il materiale dopo 30 giorni di digestione aerobica viene scaricato su una serie di nastri trasportatori e vagliato su il vaglio di selezione finale. Quindi lasciamo lo stomaco, a questo punto esatto. siamo nel colon, nella produzione. Nel colon, nella parte finale. Nella produzione è praticamente il vaglio di selezione finale ha le stesse dimensioni di quello iniziale, ma in questo caso i fori sono circolari di 9 mm di diametro. Quindi il compost... Nemmeno un tutto, 9 mm veramente. Piccolino, quindi diciamo... Una parte sminuzzata. Questo anche perché praticamente la normativa prevedeva che non ci fossero corpi di dimensioni lineari superiori a un centimetro nel compost, quindi 9 mm ci garantisce questo. E il materiale fine che passa attraverso questi fori è il compost prodotto. Tutto il resto, lo scarto, che in massima parte, diciamo oltre il 95%, è legno, può essere o riutilizzato all'interno del legno che è stato compostato per circa un mese. Potete rimischiare e possiamo rimiscelare nuovamente, oppure essere inviato ad altro impianto per il trattamento, per la produzione del ciclo. Quindi questa è la fase, l'abbiamo vista, abbiamo visto anche, abbiamo ripreso, quindi le immagini vedrete, abbiamo ripreso anche poi invece l'uscita dall'altra parte nel magazzino, dove abbiamo commentato, lo sentirete, perché lo sentirete le parole in diretta. Comunque c'è questo stoccaggio di 4-5 mesi? Diciamo in realtà sono 2 mesi, perché la normativa prevede che il rifiuto, per essere poi trasformato definitivamente e definire compost, deve subire un processo di trattamento aerobico per almeno 90 giorni, per cui per noi 30 giorni li svolge all'interno del bacino in condizioni controllate e altri 60 giorni all'esterno in cumuli definiti da lotti mensili di produzione che vengono stoccati all'esterno e rimescolati ogni 10-15 giorni in maniera da completare i processi ossidativi del materiale e renderlo perfettamente idoneo all'utilizzo. Allora, abbiamo in descritto campo questa grande Ghost Machine, questa macchina che da fuori viene vista come qualcosa di pericolosamente strano, invece non lo è, è normale, sono delle parti di lavorazione industriali, è semplice, il biologo mi diceva. Sì, esatto. Ora, però che cosa succede? Vox Populi dice che questo stabilimento sia pieno, che questo compost alla fine non trovi uno sbocco commerciale, perché parliamo di materiale buono, perché da tutta la filiera che lei ci ha descritto porta alla fine un buon prodotto di qualità. Guardi, il compost che noi produciamo, per le caratteristiche delle sostanze chimiche presenti all'interno, eventualmente microinquinanti eccetera, può essere utilizzato anche in agricoltura biologica e viene venduto anche abbastanza facilmente a terricciatori e utilizzatori in pieno campo. Quindi anche alcuni anni fa furono svolte delle sperimentazioni nell'ambito qui delle colture di Maccarese e si assistette a buoni incrementi di resa del prodotto
delle coltivazioni ortiche. Una struttura commerciale, questo l'abbiamo chiesto ad altri in EMA, una struttura commerciale che vada in giro vendendo questo prodotto, che è un prodotto sul quale giobbare, sul quale fare soldi. In realtà una struttura commerciale non c'è, lo chiede lei come direttore di stabilimento, forse deve richiederlo in AMA. Noi, ecco, io mi occupo della produzione, poi in AMA ci sono dei colleghi, una sezione che si occupa della vendita, però non c'è il sacchettino di compost fatto in AMA, c'è soltanto a livello promozionale per far vedere. Normalmente viene venduto a degli acquirenti che ne acquistano camion o trattori molto grandi, quindi stiamo parlando di qualche decina di tonnellate. Vengono direttamente qui a caricare? Vengono qui, li carichiamo noi e lo portano via, e il materiale esce con un documento di accompagnamento, quindi non esce con un marchio particolare. Ecco, non sarebbe interessante che esistessero all'interno dei condomini, che possono permetterselo, cioè condomini con giardino, o villette, gruppi di villette e quant'altro, esistessero dei piccoli compost, dei piccoli scatolini del scatolo, adesso non so immaginarlo tecnicamente, ma qualcosa che insegni, che aiuta la gente a trattare il materiale organico, e poi magari via concime, abbiamo detto non concime, diciamo il nome, no, giusto, ammendante. Dell'ammendante, ricordatevelo, quando andate a chiedere è meglio dire ammendante a questo punto. Dell'ammendante, certo. Per i loro giardini, no? Potrebbero averlo, sarebbe meglio che sarebbe sicuramente interessante pensasse a dare un incentivo su questo. So che l'AMA aveva organizzato anche degli sgravi sulla tariffa per coloro che facevano richiesta di compostiere, eccetera, che erano comunque di utilizzo privato. Se io vado a comprarla da qualche parte, trovo una compostiera da comprare. Si fa richiesta alle strutture AMA, che dovrebbero indirizzare dovrebbero fornire gratuitamente, e ci dovrebbe essere anche, una volta riconosciuto l'utilizzo, uno sgravio fiscale sulla tariffa. Penso per esempio alle scuole, potremmo insegnare ai ragazzini. Alcune scuole sarebbe fondamentale, soprattutto i bambini delle elementari sarebbero in grado di imparare loro e riportare delle informazioni sicuramente corrette ai loro genitori. Noi abbiamo visto uno stabilimento funzionante, dove abbiamo ripreso le avete viste sicuramente, sono arrivati dei camion a sversare l'edilizia organico, abbiamo filmato il tutto, quindi qualcuno dice faranno una nuova. Qualcuno dice che Santa Teresa avrebbe potuto diventare la nuova discarica, possiamo toglierla. Non è una discarica, un impianto è un impianto, la discarica è tutt'altra cosa. Questo è un impianto. Discarica è qualcosa di inerte. Inerte, uno è una buca, uno scarica lì dentro, magari è impermeabilizzata, eccetera, ma è un altro discorso. Un impianto ha delle macchine che lo fanno funzionare. Una discarica. Quel famoso percolato delle discariche è un'altra cosa rispetto, o è nel vostro ciclo in realtà? Beh, noi raccogliamo del percolato e lo riutilizziamo all'interno dell'impianto se si forma, ma più che percolato si tratta di condensa, perché dicevo, temperature di 60-70 gradi convogliano aria in condizioni di saturazione di vapor d'acqua, per cui quando raggiunge superfici più fredde condensa quello sostanzialmente. Quindi tra virgolette il vostro percolato è utile al vostro ciclo, sì, industriale. Noi lo utilizziamo. Nel caso di una discarica oltretutto è abbastanza. Potrebbe essere utilizzato soltanto, ecco, all'interno della discarica stessa per mantenere umidi i rifiuti e per la produzione del biogas. Questa potrebbe essere un'alternativa, però deve essere organizzata per poter fare certo, questo. Deve essere di movimentazione. Esattamente. Vie di captazione e zone di impermeabilizzazione, insomma, deve essere costruita per fare questo. Va bene, signori, Alberto Marolda. Arrivederci.